Siamo con Giovanna Lucisani, responsabile dei laboratori della cooperativa sociale Città Solidale, promotrice di questa nuova edizione delle Olimpiadi IN. Siamo alla 17ª edizione, cosa raccontiamo? Sì, anche oggi siamo giunti alla 17ª edizione delle Olimpiadi IN, sono arrivate 33 squadre da tutta la Puglia e anche fuori dalla Puglia, con una forte delegazione argentina, quindi d'oltreoceano. Che dire, noi siamo davvero contenti ogni anno di accogliere tutte queste persone, tutti questi nostri amici e colleghi che vogliono sostenerci e sostenere insieme i diritti dei più deboli. Noi ogni giorno lottiamo al fianco dei ragazzi che ci vengono affidati e ogni giorno cerchiamo comunque di dare loro, insieme a loro, comunque una vita migliore, di costruirsi un futuro migliore, pieno di diritti e soprattutto anche di diritto al lavoro. In questa giornata noi lottiamo insieme a tutti per gridare al mondo che siamo tutti uguali, tutti siamo in e nessuno è out, quindi le Olimpiadi ormai sono divenute una grande festa di popolo, sentita veramente a livello nazionale, grazie anche al Presidente della Repubblica che ogni anno si ricorda di donarci una medaglia, ci insignisce con una medaglia per l'alto valore sociale che lui riconosce iniziativa. Per chi non conoscesse ancora questo evento, come viene strutturato? Allora, viene strutturato con questo grande corteo che adesso sfila alle mie spalle, aperto dal drago Stigma. Una volta arrivato in Piazzale dei Domenicani, il drago verrà scacciato dai bambini a sassate finte, i bambini che metaforicamente sono poi gli adulti del domani, quindi scacciano simbolicamente il drago Stigma, che rappresenta, sì, oddio, lo stigma ancora imperante verso le persone con disabilità. Scacciato il drago, si dà inizio alla vera e propria manifestazione, con dei giochi per tutte le squadre partecipanti, degli intermezzi come clown, musica pizzica, ci sarà anche una zona bambini, sarà possibile fare una passeggiata a cavallo e poi dei vari giochi di intrattenimento con i bambini, il trucca bimbi e poi si continuerà in tarda serata con dei gruppi che vanno dal gospel al rock al punk per accontentare davvero tutti, dai grandi ai piccini. Il messaggio che vuole dare la cooperativa sociale Città Solidale con questa straordinaria manifestazione? È un messaggio di uguaglianza e di solidarietà, dove tutti davvero siamo uguali, ognuno ha le sue fragilità, ognuno ha le sue debolezze, ma in realtà siamo davvero tutti uguali e noi con le Olimpiadi e col lavoro che ci mettiamo tutti i giorni, con la passione, vogliamo dichiarare proprio questo, l'uguaglianza di tutti, tutti in e nessuno out. Siamo con Maria Enrico, presidente dell'Associazione Italia-Argentina. Come nasce questa stretta collaborazione? L'associazione è nata 3 anni fa ed è stato un modo per, diciamo, rendere ufficiale e visibile questa amicizia ormai decennale che esiste fra Città Solidale in particolare e diverse associazioni che operano ogni giorno in Argentina. E quindi attraverso l'associazione abbiamo voluto dare, diciamo, un'immagine visibile di questa profonda amicizia e collaborazione che si traduce anche in uno scambio professionale, in quanto noi siamo andati diverse volte in Argentina, così come gli operatori argentini sono venuti in Italia e molti di loro collaborano quotidianamente con noi. E anche quest'anno proponiamo lo stand dell'associazione per aumentare appunto questo scambio, che diventa anche uno scambio proprio culturale e di integrazione. E infatti abbiamo preparato delle pietanze tipiche argentine che si chiamano empanadas e siamo qui per offrire, diciamo, anche qualcosa della cultura argentina. Siamo con Maximiliano Montero Penido, vicepresidente dell'Associazione Italia-Argentina nell'ambito della 17ª edizione di Olimpiadi IN. Cosa raccontiamo? Buonasera a tutti, grazie per l'intervista, per stare qua con noi. Stiamo in una bellissima serata, le Olimpiadi IN numero 17. Bueno, stiamo qui con Mary Enrico, la presidenta dell'Associazione, con le foto dei nostri viaggi all'Argentina, al Centro di Salute Mentale Franco Basaglia, il nostro presidente della cooperativa, Tommaso Mola. Bueno, molto contento, lavorando sempre per i diritti e la libertà delle persone internate nel manicomio, che ancora c'è in Argentina. Abbiamo una nuova legge e si sta lavorando fortemente, come da 30 anni che veniamo generando l'alternativa al manicomio.
Per fortuna abbiamo degli amici qua in Italia, un scambio lungo di tanti anni, impulsato fortemente por Tommaso. Y bueno, en este momento la situación en Argentina es de cambiamiento y siempre un escambio, una amicizia fuerte italiana-argentina. Qual è il messaggio che vuole lanciare a coloro che ancora sono pieni di pregiudizio? Che il pregiudizio si deve vincere. Tutti dobbiamo fare un po' di sacrificio e metternos in discussione per capire che livello di pregiudizio abbiamo. Tutti abbiamo un piccolo o un grande livello di pregiudizio, non soltanto nel confronto delle persone portatrici di disabilità o sofferenza mentale, sino nella quotidianità. Lo stigma e il pregiudizio a volte sta presente in diversi ambiti della cultura, dell'istituzione, della comunità. Metterlo in discussione, questa è una bella opportunità, una bellissima esperienza per riflettere, per fare un esame di coscienza di come ci comportiamo nella vita con gli altri. Bueno, queste bello momento di incontro, credo che riesce un po' a portare via allo stigma. Nelle Olimpiadi in spazio anche alla creatività con un laboratorio di scrittura creativa curato dalla dottoressa Monica Cucinelli. Dottoressa, questo arriva al termine di un percorso creativo degli ospiti? Sì, questo laboratorio si occupa di associare alla scrittura anche la creatività, quindi in altre mostre anche che abbiamo fatto in questi anni associamo alla parola altri sensi, possono essere i colori, la pittura, i suoni, gli odori. In questo caso abbiamo associato alla parola la fotografia, quindi l'immagine, in un interscambio fra dalla parola all'immagine e dall'immagine alle parole. Quindi il gruppo ha creato delle foto e da alcune parole sono partite le immagini e poi alle immagini sono state associate delle poesie. Quindi il titolo della mostra è Mani, mani che accolgono. La mano è metafora della persona, quindi mani che accolgono cosa? Per ogni foto abbiamo dei temi, mani che accolgono affetto, mani che si tendono, mani che accolgono amore, un sorriso, eccetera, e così via. Solidarietà, vicinanza. L'obiettivo del laboratorio è quello di riscoprire attraverso le parole il proprio mondo interiore, le emozioni, e in questa maniera fare contatto anche con un'autenticità più vera delle persone. Dottoressa, in mostra però anche altre opere, vedo magliette, libri, che cosa abbiamo? Sì, questo è uno stand dove c'è la mostra di cui le parlavo prima, è anche proprio uno stand di Città Solidale della cooperativa, quindi sul tavolo abbiamo delle magliette che vengono da un laboratorio di serigrafia, cioè dove si vanno a stampare, e qui anche ci sono immagini e parole, e l'obiettivo di questo laboratorio appartiene a quello dell'integrazione, in particolare lavorativa, dare la possibilità attraverso il lavoro ai ragazzi di potersi integrare a livello sociale. E ancora qui sul tavolo abbiamo il libro del dottor Tommaso Mola, che saluto, che è un libro molto bello, Uscire dal buio, che ha scritto con molto amore e raccoglie l'esperienza di questa cooperativa e del cuore della cooperativa stessa, che sono tutti i laboratori che sviluppano, hanno proprio come l'obiettivo di sviluppare le risorse, le qualità delle persone che ospitiamo, sempre per come obiettivo quello dell'integrazione sociale. 17ª edizione delle Olimpiadi in un evento ormai che è di lustro per la città di Latiano, non solo di festa ma soprattutto di solidarietà. Ne parliamo con l'assessore ai servizi sociali Maria Concetta Milone. Assessore, qual è il suo parere su questo evento straordinario? Il mio non può che essere un parere assolutamente positivo. Io sono contentissima di essere qui a rappresentare la città di Latiano in questo giorno di festa, in questo giorno importante in cui per il 17esimo anno Città Solidale cerca di sconfiggere lo stigma, il pregiudizio. Devo dire che qui a Latiano il pregiudizio è abbondantemente lontano dalla mentalità dei miei concittadini, e questo grazie all'impegno costante
quotidiano che dura negli anni da parte di Città Solidale e da parte di tutte le realtà che operano nel terzo settore, nel mondo del sociale, che qui a Latiano sono molto molto numerose e contribuiscono sicuramente ad arricchire, a far maturare e a far fiorire la cultura della solidarietà. La partecipazione è numerosa anche da parte di località che sono distanti dal nostro territorio, quindi monito nazionale la città di Latiano. Sì, e questa è la grande capacità di Città Solidale, rappresenta un punto di riferimento per tutte le città e tutte le realtà che si interessano di sociale nei paesi limitrofi, perché appunto oramai l'impegno di Città Solidale del presidente Tommaso Mola è un impegno storico a favore dei diritti dei più deboli e dei diritti di chi vive una disabilità, un disagio, ma a favore dei diritti di tutti noi.